Stefano Vaccari, segretario della Commissione Ambiente del Senato della Repubblica, già presidente dell'Agenzia per l'Energia. Io credo che i temi che sono stati messi al centro della settimana 2014 per il confronto e la riflessione siano temi molto importanti. Quello dei cambiamenti climatici impatta con la vita anche l'attualità di questi giorni. E ci dice come la politica oggi deve recuperare ritardi importanti accumulati negli ultimi anni. L'approvazione da parte del governo della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici non è una scelta più rinviabile, è oramai imminente, deve essere quello strumento che indica alle regioni, ai comuni, ai professionisti, ai cittadini quali sono le misure da adottare per mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici e adattare le strutture che oggi non sono più nelle condizioni di resistere a ciò che sta cambiando attorno a noi. È una scelta importante a cui l'Agenzia per l'Energia può dare un contributo fondamentale di indirizzo e di orientamento per i comuni che dovranno predisporre dei piani specifici che si affiancano a quelli al patto dei sindaci e agli altri strumenti di pianificazione, in grado cioè di calare sul territorio quella strategia. Credo che in questo l'esperienza, la capacità, l'innovazione e gli strumenti di cambiamento che l'Agenzia è stata in grado di mettere in campo fino ad oggi possano risultare davvero fondamentali. Io credo che l'Agenzia sia stata in questi anni, sia divenuta in questi anni un punto di riferimento per gli ordini professionali, per gli enti locali, per le associazioni di categoria di impresa e nell'indicare quelle che potevano essere le buone pratiche possibili attraverso le quali cambiare ciò che fino a quel momento si faceva in un certo modo e che da oggi in poi si deve fare in un altro modo, il costruire. Il pianificare il territorio, il muoversi su un territorio, il avere a che fare con beni non infiniti come l'acqua, come l'aria, come l'energia, in pari modo come impiegare le energie rinnovabili per sostituire progressivamente quelle generate dall'uso del petrolio. Insomma, ecco, in questo sicuramente l'Agenzia è stata quello strumento che ha messo a disposizione quelle elaborazioni, quelle progettualità, quelle ricerche in grado di supportare scelte che poi si sono rivelate possibili, concrete e hanno prodotto dei cambiamenti reali.